Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, non per me perché io sto registrando il video alle 23:44. Dopo questo video andrò a nanna, quindi niente, per voi buongiorno, per me non lo è in questo momento. Però alcuni di voi mi hanno chiesto di parlare dell'esonero di Francesco e dell'ingresso al suo posto di lavoro semplice perché io sono sardo, quindi sono vicino all'ambiente Cagliari e posso dirvi magari qualcosina di più. E niente, quindi io direi di partire immediatamente con Di Francesco. Di Francesco che ha sbagliato squadra per me, perché, o meglio, anche la dirigenza ha le sue colpe, non ha saputo dare a Di Francesco una squadra adatta per il suo calcio, per il suo modo di vedere il calcio. Perché Di Francesco gioca col 4-3-3 o comunque col 4-2-3-1, quindi gioca per forza con due esterni. E il Cagliari non mi sembra che abbia fatto un calciomercato impuntato a prendere degli esterni, perché il Cagliari lo scorso anno giocava con Maran e con Zenga, in particolar modo con Maran, che giocava col 4-3-2-1, modulo che ha sempre usato il Cagliari in questi ultimi anni, cioè ha usato il Cagliari il 4-3-1-2 in questi ultimi anni, però comunque dal 4-3-1-2 al 4-3-2-1 poco cambia. E quindi Cagliari che doveva passare dal 4-3-2-1 al 4-3-3 o un 4-2-3-1 che sono moduli diversi appunto per i due esterni alti, è stato preso solamente Sottil, non mi ricordo qualche altro esterno preso, sì, Zitolo Vumbo, Tramoni, che sono comunque giocatori giovani che non possono fare titolari tutte le partite, non puoi prendere solamente giocatori giovani, il Cagliari doveva prendere anche un esterno d'esperienza. Per rispondere un po' anche alle esigenze dell'allenatore Di Francesco. E Di Francesco si è trovato con una squadra non da 4-3-3, ma con una squadra da un 4-4-2. Inizialmente Di Francesco l'aveva proposto, ma è più una squadra da 4-3-2-1, come lo scorso anno. Poi Di Francesco ha voluto utilizzare anche la difesa 3, che però non la vedo abbastanza pronta, o comunque non vedo un Cagliari capace di giocare con la difesa 3, visto l'ingresso di Rugani e il fatto di non voler togliere Vlahovic, forse anche perché è stato cercato un po' dalle big inglesi e dunque non voler abbassare il prezzo del cartellino di Vlahovic, forse è diventata anche una necessità e dunque difesa 3. Questo è il motivo per il quale il Cagliari ha giocato in queste ultime partite con la difesa 3. Cagliari Torino 0-1, l'ultima partita di Di Francesco, possiamo denotare immediatamente l'atteggiamento del Cagliari, passivo, l'atteggiamento del Cagliari da nulla facenti, tra virgolette, perché è chiaro che il Cagliari voleva levare via Di Francesco, l'ultima partita, l'atteggiamento in particolar modo si è potuto capire tranquillamente, un Cagliari che è sceso in campo solamente per formalità, però è chiaro che una partita del genere così importante come se fosse una finale per il Cagliari, soprattutto per il momento che sta vivendo, perché non vince da novembre, l'ultimo match vinto è il match casalingo interno contro la Sampdoria per 2-0, se non ricordo male, quindi è chiaro che il Cagliari doveva vincere quella partita perché era l'ultima chance per Di Francesco e l'ultima chance per il Cagliari anche per distaccarsi, ecco, invece alla fine è ancora terz'ultimo, ancora in zona retrocessione con il Torino che si è distaccato di 3 punti addirittura, ma il Torino poteva fare tranquillamente anche il secondo gol. È stato prodigioso Cragno che insieme a João Pedro sono gli unici 2 punti cardine del Cagliari e sul quale il Cagliari fa affidamento, perché senza João Pedro e senza Cragno il Cagliari sarebbe già con molti punti in meno, soprattutto Cragno perché è stato determinante e decisivo in partite anche come il Torino che sono state importantissime, però è chiaro che il Cagliari doveva liberarsi un po' di Francesco, però forse già da prima, perché non puoi dopo un 0-0 contro il Genoa pensare che il Cagliari debba continuare con Di Francesco e perché mi verrà rinnovare Di Francesco fino al 2023? Questa è la domanda che si fanno in molti tifosi, giustamente, perché non puoi rinnovare il contratto con l'allenatore che cioè, non vince da novembre. Chiaro che poi hai solamente rimandato la catastrofe che poi secondo me si è andata anche a peggiorare la situazione all'allenatore e poi si è preso Leonardo Semplici. Peraltro il Cagliari ha un giocatore chiave come João Pedro che non puoi collocarlo in un 4-3-3, vorrei aggiungere, perché
Perché João Pedro non è un esterno. Il Cagliari ha provato a metterlo come esterno sinistro, ma non è un esterno. João Pedro è una seconda punta o un trequartista. Quindi il Cagliari non può usarlo come esterno e dunque Di Francesco doveva cambiare assetto tattico anche per favorire, per mettere in condizioni João Pedro, che è il giocatore chiave appunto del Cagliari, metterlo in condizioni di poter trascinare la squadra. Però João Pedro non è sicuramente Cristiano Ronaldo, è un talento che comunque per il Cagliari è assolutamente importante, però non puoi costruire una squadra intorno a João Pedro, ci mancherebbe altro. E il Cagliari doveva costruire la squadra anche in base alle esigenze che richiedeva l'allenatore. Poi è chiaro che l'allenatore ha fatto anche il suo, ci ha messo il suo in questo periodo nero, nero del Cagliari, che non vince da 3 mesi, perché adesso febbraio è quasi finito e sta arrivando marzo addirittura. Quindi il Cagliari doveva cambiare già da prima. Adesso ormai il danno è stato fatto e bisogna rimediare, e il Cagliari lo vuole rimediare con Semplici. Semplici, che è diventato il nuovo allenatore del Cagliari, famosissimo tra virgolette, metto molto tra virgolette, per la salvezza con la SPAL importantissima, e quindi può essere un ottimo traghettatore fino alla fine della stagione, o magari potrebbe anche rimanere, dipende ovviamente da quello che farà Semplici col Cagliari. Secondo me è un allenatore perfetto in questo momento, perché non avevi queste grandi scelte, cioè nel corso della stagione non hai mai queste grandi scelte di allenatori. Poi scusate per il gioco di parole, perché cioè, il secondo me è semplice, però dovevi fare cose semplici per poter salvare la squadra, e comunque per ottenere il risultato minimo, che in questo momento andrebbe benissimo per come il Cagliari si è messo in questa situazione tragica. E Semplici può essere un allenatore capace di far salvare il Cagliari. Tutto dipende ovviamente dal match contro il Crotone, che è sicuramente decisivo e importantissimo per il Cagliari, ma anche per il Crotone, perché è uno scontro diretto per la salvezza, e da lì si deciderà un po' tutto e si inizieranno già a fare i primi conti sulla zona retrocessione e su chi si salverà e chi. Invece andrà già in Serie B già dalla 24esima giornata, che è già un po' improbabile, però nel senso si iniziano già a fare le prime riflessioni e si iniziano già a trarre i primi spunti su questi scontri diretti. Il Cagliari ha il vantaggio del cambiamento in questo momento, e quindi con Semplici potrebbe avvenire la prima vittoria, anche un po' dell'imprevedibilità, perché non sai come Semplici metterà in campo le pedine rosso-blu, quindi staremo a vedere, ecco. Questo Crotone-Cagliari o Cagliari-Crotone? Forse Crotone-Cagliari, perché il Cagliari lo scorso match ha giocato in casa, il Crotone in trasferta, quindi suppongo sia Crotone-Cagliari. Niente, fatemi sapere se un commento qua sotto riguardo l'esonero di Francesco e l'ingresso in campo di Semplici. Niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!